Devo smetterla di fare queste cose all'una del mattino del lunedì per pubblicare il video alle 9 del mattino e editarlo in 7 ore, pubblicarlo in 7 ore. Salve a tutti, spero che questa nuova configurazione di setup video vi piaccia per questi video qua. Oh, che bello, si sta già staccando la gelatina sul faretto. Porco schifo. Allora, come va? Spero tutto bene. Allora, abbiamo un po' di cose da parlare, ovvero questa settimana sono state annunciate le AMD Radeon 6700 XT, che diciamo che dai benchmark sono alla pari circa di una 3070 Basic non overclockata. Dicevamo, all'incirca queste schede video. Cioè, questa scheda video è paragonabile a una 3070 un po' più debole. Siamo lì, in certi giochi supera in FPS la 3070, in altri è leggermente sotto. Abbiamo visto che più o meno sono sui 10 FPS di scarto quando è meno, tra i 5 e i 10 FPS di scarto quando è meno, e 2 o 3 FPS quando lo supera. Alla pari non è proprio, comunque vi lascerò poi qui a schermo dei benchmark. Comunque supera di abbastanza la 3060 Ti, quindi mi sembra comunque un'ottima scheda video. Più o meno come prezzo è stato detto 479 dollari e il lancio sarà il 18 marzo. È una scheda interessante, mi sembra più che interessante. Potrebbe, diciamo, è una scheda video interessante. Non si sa la disponibilità che sarà al lancio, non si sa se effettivamente sarà a grandi esposizioni o se anche questa avrà un incremento di prezzo subito dal day one per la mancanza di pezzi. Comunque ci sarà una versione, diciamo, founder, quindi direttamente dal sito AMD. Non succederà come la 3060, che non avrà una versione del produttore. Io quindi direi che per tutti gli interessati potrebbe essere un prezzaccio. Non si sa di un eventuale 6700 non XT, quindi una versione ancora un po' più debole, con magari un 80 euro in meno, quindi magari che si aggiri intorno ai 390 euro. Parliamo già di euro, così di listino. Attenzione, con queste cose qua bisogna parlare di listino, perché poi se no va a finire che fa finire come la 3060 a 1000 euro, una scheda video che ne dovrebbe costare neanche 350. Quindi perfetto. Poi abbiamo le prime foto di Space Jam Legacy o Space Jam 2 con LeBron James. Vediamo anche alcuni altri attori. Vediamo già i primi concept render dei personaggi dei Looney Tunes. Anche dei Looney Tunes vedremo anche una Lola Bunny che ha riscosso alcune lamentele, alcuni dibattiti del fatto che è stato l'unico personaggio dei Looney Tunes a ricevere un cambio di abbigliamento dal primo film al secondo, essendo che è uno dei pochi personaggi femminili, forse l'unico personaggio femminile dei Looney Tunes a partecipare direttamente alla partita, ad avere una sua uniforme. In cui, diciamo, era a detta del regista sessualizzata e non coerente, diciamo, col pensiero moderno. Nel primo film è stata rifatta per, diciamo, sembrare meno provocante, mettiamola così, a detta, diciamo, del regista. Però niente, vedremo come va avanti. A parte queste cose qua, ovviamente c'è un netto cambiamento dal primo al secondo film, perché comunque parliamo di quasi 30 anni di differenza l'uno dall'altro, e infatti vediamo dei personaggi di Looney Tunes fatti effettivamente in un concept 3D, con delle texture già un po' più fotorealistiche, li vediamo con un'effettiva parvenza di, non so, realtà, tra tantissime virgolette, e poi ovviamente vediamo comunque un LeBron James abbastanza carico, in foto con degli effetti speciali CGI decisamente più appariscenti rispetto a quelli del primo, anche come stile di colori e tutto.
Sarà carino, ovviamente, penso che sarà imbattibile il primo Space Jam, però forse ci sta anche dopo 30 anni portare una specie di sequel, mettiamolo così. Signori, questa settimana c'è stato il finale di WandaVision. Questa settimana io spero che l'abbiate visto tutti perché è stata una serie, secondo me, ben strutturata, ben creata, che effettivamente vale tutto l'impegno che c'è stato dietro dalla parte della produzione. Spero che effettivamente le altre serie di produzione MCU siano così, perché comunque ha avuto anche uno spessore maggiore rispetto a alcuni film MCU e comunque ha dato anche spazio per una crescita di un personaggio dal lato cinematografico, perché comunque Scarlet Witch la conoscevamo relativamente poco dal lato cinematografico e ovviamente anche Visione. Abbiamo avuto modo di conoscerli meglio, amarli, odiarli, apprezzarli, capire meglio i loro comportamenti, intenzioni, i loro caratteri. Abbiamo visto nuovi personaggi che poi avranno il loro spazio in altri film o in altre serie MCU, quindi in altre produzioni. E ovviamente comunque un finale col botto, comunque con degli effetti speciali. Effettivamente la puntata è stata, a parer mio, tra il giusto come lunghezza e il troppo corto, perché è durata sì 50 minuti con anche due scene post-credit, ma un filino si è perso quello che poteva essere un finale ancora più col botto. A questo punto avrei quasi preferito avere magari o un episodio in più, magari da fare il penultimo e l'ultimo episodio sui 40-50 minuti l'uno, o comunque un episodio già solo magari 10 minuti più lungo, che comunque in 10 minuti c'è di materiale effettivamente da scoprire, capire, eccetera. Veniamo a noi con un'altra news un po' cringina. Asus, per sbaglio, ha spoilerato probabilmente nel suo sito o in un suo post l'arrivo, almeno per la fascia laptop mobile, un'altra scheda video della famiglia Nvidia, ovvero la 3050 Ti, che sto iniziando a pensare sia inutile, perché comunque abbiamo già la 3060 che è a 330 euro e con un i7 16 GB di RAM e un tera di SSD NVMe in un laptop la troviamo intorno ai 1000 euro, quindi non so se conviene ancora fare una scheda di fascia più bassa, anche se solo per il lato mobile. Poi DJI questa settimana ha annunciato, o ha fatto il reveal perché l'annuncio l'ha fatto tempo fa, poi ha fatto un bel po' di hype nelle settimane precedenti, del DJI FPV, il primo drone tutto completo di DJI per l'FPV, quindi già dotato di camera e tutto integrato. Questo drone ha delle belle peculiarità, ovvero una camera 4K 60p con però solo un asse stabilizzato. Questo drone è in grado di fare i 140 km orari, 10 km di distanza di ricezione dal radiocomando, e la batteria ha una durata di 20 minuti. Quindi penso che le uniche due pecche siano la camera non stabilizzata su tre assi e la batteria. Un update che sta per arrivare introdurrà Alexa, scusate per a tutti quelli a cui l'ho attivato, Alexa su Xbox Serie X e Serie S, e probabilmente comporterà la rimozione di Cortana da queste console. Potrebbe essere la fine dell'assistente vocale di Microsoft, arriverà anche sulle console di vecchia generazione e su Windows? Non lo so, vediamo. Però sinceramente preferisco rispetto a Cortana come assistente vocale. Ovvio, questo va effettivamente ad aumentare comunque l'integrazione anche di queste console come nella domotica di casa, quindi non male. Poi abbiamo questo rumor sulla serie TV che sta per entrare in produzione o comunque in pre-produzione, ovvero She-Hulk, quindi parliamo sempre di MCU. La serie She-Hulk hanno ufficialmente aperto i casting per i vari personaggi e è spuntato fuori un ruolo
un personaggio non meglio identificato, si sa che sarà di una razza aliena, non si sa bene quale, si suppone sarà Skrull, e cercano un'attrice che abbia, che sia nella fascia di età tra i 20 e i 30 anni. Questo è tutto quello che si sa, oltre al fatto che il nome dovrebbe essere Adod, Adud, più o meno. Ve lo lascio qua a schermo. Quindi molto, molto interessante, devo dire. Ovviamente si scoprirà di più nei prossimi mesi, come è consueto fare, dai, su via. Tipico, tipico. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito, come ogni settimana, qui sul mio canale, per le news della settimana, per aprire bene questa settimana. Io comunque vi auguro un buon lunedì a tutti, un buon lavoro, un buon studio, un buon qualsiasi cosa. Mi raccomando, seguitemi in descrizione nei miei social per cose varie tipo Instagram, Twitch, mi raccomando, iniziate a seguirmi su Twitch, andate ad ascoltare il mio podcast che ha raggiunto i 1000 ascolti. Io vi ringrazio perché se c'è qualcuno tra di voi che segue i miei video e guarda e ascolta anche il mio podcast, io vi ringrazio perché è un progetto a cui tengo e poi abbiamo cercato di non sponsorizzare troppo per vedere come cresceva normalmente di sua spontanea volontà. E l'utenza ci ha aiutato. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti un buon qualsiasi cosa. Mi raccomando, scrivetevi se vi piace questa inquadratura, questo stile di video in piedi, così molto più, boh, forse dinamico. E ovviamente setup luci che devo ancora sistemare. Io vi ringrazio e ci vediamo prossima settimana per le news e questa settimana per altri video.